Vivere completamente gratis in Albania, com'è possibile? Ciao a tutti, sono Lucas qui dall'Albania. Allora, come funziona questo? Come mai è possibile? Allora, come sapete probabilmente, molti albanesi negli anni 90 hanno lasciato il loro bellissimo paese per trovare fortuna altrove. E la fortuna in effetti l'hanno fatta, e come? Quindi sono ritornati nel loro paesino, nella loro cittadina dell'entroterra e hanno realizzato il sogno, hanno realizzato un po' la promessa che si sono fatti di ritornare ricchi e di comprare una bella casa oppure un appartamento. E questo è vero per Kukës, dove ho vissuto 2 anni durante il lockdown, ma è anche vero un po' per l'entroterra albanese dietro a Elbasan, è anche vero un po' per Fier addirittura, che non è lontano dal mare. E quindi quello che vi dico io adesso, vivere gratis in Albania, come funziona? Allora, come vi ho detto, queste persone hanno comprato un appartamento, però poi alla fine sono diventati anziani e non sono più ritornati in Albania. E quindi hanno questi appartamenti vuoti ed è un problema perché bisogna pagare comunque le bollette, capite? Bisogna pagare le bollette. E la casa comunque, se non è abitata, fa umidità, ci possono venire i ladri, uno si pensa. Poi in Albania la criminalità quasi non esiste. Entrare in una casa veramente significa per l'albanese disonorare questa casa. E a casa sua questo non lo fa di sicuro, nel suo paese non esiste, ragazzi, una cosa così, assolutamente no. E quindi il problema non c'è, però in teoria uno ha un po' di paura. E quindi che cosa fa questo albanese che ha fatto fortuna all'estero? Dice così: facciamo così, io ti do la casa gratis e tu paghi tutte le bollette, e quando poi vengo, ma devi andare via, insomma, per quel tempo, in estate, Natale. Ma questi vengono pochissimi, perché quando vengono vanno a Xamil, vanno a Himare, vanno al sud, capito? Sulla costa al sud, nei posti belli dove si possono spendere tanti soldi. E quindi è così, questa gente vi mette a disposizione la casa, capite? Vi mette a disposizione la casa, perché voi vi fate il favore che vivete dentro, e così vivete gratis in Albania, come io vi ho promesso nel titolo. Basta cercare. Se poi non trovate in questi posti, comunque un appartamento viene 80 euro al mese, capite? Quindi forse vi conviene fare un contratto da un notaio, così potete stare tutto l'anno dentro, se non avete dove andare, perché poi certo, se quello poi tutto un colpo viene per un mese, quel mese poi vi costa caro, magari tutti i soldi risparmiati, tutti quei 80 euro, ve li frega poi. Per esempio a Durres, con 200 euro al mese trovate un bellissimo appartamento. L'unica cosa che dovete fare, dovete registrare il contratto di locazione da un notaio, in modo che l'estate non vi possono buttare fuori. Se un albanese vi dà la parola, normalmente non c'è problema, non mi butterà fuori. Però it's better to be on the safe side, come si dice in inglese. E quindi andate dal notaio e fate il contratto lì e lo trascrivete pure. È meglio, è più legale ed è meglio per voi. Però ecco, vivere gratis in Albania esiste anche in Bulgaria, ma esiste molto nell'entroterra albanese. Sono appartamenti bellissimi poi, Sta a voi, se volete fare una cosa così, dovete chiedere in giro nei baretti, a Elbasan, a Kukës, a Korçë, capito? Chiedete e vedete che troverete. Perché questi anziani, come vuol dire, non ritornano in questo bellissimo paese? Guardate quanto è bello qua, in Albania. Non ritornano anche perché la sanità qui, pure se ci sono i migliori dottori del mondo in Albania, se poi volete usare, costano moltissimo. Quindi spesso la sanità, per esempio in Italia, costa meno che in Albania. Grazie a tutti per l'attenzione, ragazzi. Venite a vivere gratis nella bellissima Albania.